MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. È il primo mini passaggio a vuoto stagionale. La Nocerina perde per 3-2 il derby contro la Palmese, seconda sconfitta consecutiva in campionato, terza se si considera la Coppa Italia, e viene raggiunta in prima posizione dal Casarano con la Virtus Francavilla che incalza alle spalle. Diverse emozioni a Palma Campania, alla fine gioisce la formazione di casa. Ma passiamo alla gara. 4-3-3 nella Palmese, modulo più offensivo per la Nocerina con Novelli che schiera dal primo minuto in campo contemporaneamente Marquez, D'Agostino, Vono e Faiello, l'escluso è Grandis. La prima occasione di Marca Molossa con la conclusione al dodicesimo di Vono che non inquadra lo specchio della porta. Al primo vero affondo però la Palmese passa in vantaggio, fa tutto Sant'Arpia per i padroni di casa. Potrebbe cambiare il match dopo qualche minuto quando per un fallo a palla lontana su Marquez Galeota Fiori guadagna la strada dello spogliatoio. Nocerina con l'uomo in più, ma al minuto numero 36 i padroni di casa raddoppiano. La conclusione di Peluso è deviata da Vozzichi, si avventa Sant'Arpia per il raddoppio. La Nocerina però è in partita e passano appena 2 minuti e riduce le distanze con il gol di Faiello. In pieno recupero della prima parazione, ripristinata la parità numerica con il fallo di Padalino da ultimo uomo, cartellino rosso per l'under della Nocerina. Ad inizio ripresa la formazione molossa cerca il pareggio, al minuto numero 4 la conclusione di Marquez è parata dall'estremo di casa. Passano appena 4 minuti, protagonista questa volta è Faiello, la cui conclusione è liberata nei pressi della linea bianca. In contropiede su errore difensivo arriva però al minuto numero 22 il gol di Manè. 3-1 partita chiusa neanche per sogno, la Nocerina alla mezz'ora con il neo entrati o Ferrari realizza il gol del 3-2, il forcing finale però non produce gli effetti sperati, al fischio finale fa festa solo la Palmese, per la Nocerina vietato distrarsi nelle prossime occasioni.